Bentornati sulla Digital Bench, canale sviluppo personale. Oggi siamo con Alessandro Nardomarino, un mio amico, un mio collega, uno sportivo. Ciao Alessandro. Ecco, appena passato il gatto, vai. Ciao, Alessandro, ciao. Alessandro il gatto. Bene, allora vi racconto brevemente chi è Alessandro Nardomarino e perché è qui con me come professionista, con un suo valore unico, con una sua bella storia da raccontarci. Alessandro da sempre uno sportivo in un certo senso, no? Si è occupato, ha fatto yudoka, è stato maratoneta, un trail runner, insomma, nuotatore di fondo, no? Quindi lo sport fa parte è una sua passione, ma fa parte proprio del suo DNA. Inoltre, Alessandro si è dedicato per molto tempo, per molti anni, al corpo, facendolo diventare una professione, in quanto si è specializzato con lo shiatsu, il cranio sacrale, massaggio muscolare profondo. E poi è diventato come me un istruttore di mindfulness. Quindi ci siamo conosciuti durante il percorso per master per diventare mindfulness trainer, il progetto, il protocollo MBSR. E quindi è qui che ci racconta un pochino della sua esperienza e soprattutto di come ha abbinato un po' la mindfulness alla sua attività sportiva per lui e anche per i suoi clienti. Ale, a te la parola. Penso di non aver dimenticato Allora, nulla. sì, allora premetto che il corpo è qualcosa che mi piace il movimento moltissimo e grazie all'esperienza maturata in un ventennio, insomma, con lo shiatsu, col massaggio, trattando molto spesso atleti sportivi, ho visto proprio questo collegamento che c'è tra la mente e il corpo, no? Quindi io posso lavorare su un corpo con le mani. Posso lavorare su un corpo anche grazie a, per esempio, alla mindfulness, quindi con la consapevolezza. E ho cominciato ad utilizzare la mindfulness prima di tutto su me stesso, per un bel po' di tempo. E poi nella pratica sportiva è venuto un po' naturale, perché l'ansia pre-gara, perché la prestazione, il giorno che va tutto bene, il giorno che invece magari ci sono delle difficoltà, insomma, nuotando per esempio in mare e ti capita la giornata con un po' più d'onda e che ti senti un po' più fiacco e che perdi la direzione, insomma, e mille cose che possono capitare in qualsiasi disciplina sportiva, no? Sia che sia una di endurance, sia che sia una disciplina, diciamo, molto più attentiva, molto più breve o di sprint. Abbiamo bisogno di trovare l'attenzione, no? In maniera diversa, ma ne abbiamo bisogno. E quindi ho cominciato a coniugare proprio naturalmente la mia competenza come istruttore di mindfulness e la pratica sportiva. E ho visto che così come poteva funzionare, così come ha funzionato per me, poteva funzionare anche per gli atleti con i quali io, insomma, ho a che fare. E piano piano è venuto su una cosa molto molto naturale, insomma, la mindfulness è per lo stress, gli atleti sono sottoposti molto spesso a dei carichi di stress emotivo, Motivi. chiaramente anche fisico, importante, anche a prescindere poi dai risultati, può essere l'atleta super amatore, come lo sono anch'io, può essere invece l'atleta giovane che sta, insomma, che ambisce a dei risultati, insomma, oggettivamente, o insomma, per quello che è il mondo esterno, importanti. Ecco. Però per Ok, ognuno di ecco. noi il risultato è È importante. importante, certo. Alessandro, abbiamo parlato appunto di mindfulness. Vogliamo dare una definizione oppure spiegarla un pochino, perché è ovvio che è un tema ormai entrato, no, nell'ambito appunto delle tecniche per la gestione dello stress, è entrato anche nelle aziende. Ecco, però per te, che sei anche un istruttore, ma sei uno sportivo, cos'è la mindfulness? Come me la sintetizzeresti in poche parole? Ecco. Allora, guarda, io in genere voglio essere sempre un po' creativo, però la definizione in realtà che gli è stata data io la trovo perfetta e molto semplice. Portare attenzione al momento presente in maniera non giudicante. Portare l'attenzione al momento presente non significa concentrarsi sul presente, non significa dare una lettura mentale del presente. Significa proprio imparare a stare e questo stare è possibile se siamo in contatto con le sensazioni del corpo.
spiacevoli o piacevoli che possano essere. Se io nel momento in cui sto facendo un'intervista posso sentire delle tensioni, il giudizio che mi può capitare è: oddio, sento tensione. C'è una tensione, la osservo, sto con questa tensione, ci respiro e si sprigiona dopo un pochino un qualcosa che mi permette invece di starci con situazioni che possono essere a volte anche non facili, e utilizzando però anche invece tutto il potenziale che ogni momento ha. Ok. Quindi è proprio la faccia di stare nel presente. Sì. Ecco, hai detto due parole magiche, nel senso che stare e vivere il presente, no? Allora rifletto e dico, è difficile paradossalmente, perché lo sport non è stare ma è muoversi, no? E quindi non è che stare ma è andare. E la dimensione temporale nello sportivo c'è, perché pensa a quello che ha fatto poc'anzi per migliorarsi, pensa a dove dovrà arrivare e quindi si proietta, no? nel futuro per la performance. Ecco, come si integra questo stare nel presente e stare nel qui ed ora, però nello stesso tempo essere integrati in una prestazione che ha un prima, ha un'ora e ha un dopo, no? Ecco, una delle cose che per esempio è lo stare nel presente è il fatto che molti atleti con i quali ho avuto a che fare e ho a che fare, no, mi dicono: io quando ho cominciato ad allenarmi, quando mi sono introdotto a questa pratica sportiva, era una vera gioia, no? Cioè, perché l'ho scelta, non è stata imposta da qualcuno, l'ho dovuta fare. E con il tempo invece gli allenamenti, il coniugare la vita lavorativa con gli allenamenti, con le gare, lo stress che comincia a subentrare per voler raggiungere un risultato, ecco, tutte queste componenti mentali ti fanno perdere proprio quel piacere. Quel piacere era essere nel corpo nel momento in cui tu stai facendo, stai praticando una gara o un allenamento che sia, ecco, quella presenza è ritornare a quel piacere che ogni sportivo ha o ha avuto nel momento in cui non ha nella testa quella storia del risultato. Si può essere molto intensi, estremamente intensi e presenti, senza il bisogno che la testa intervenga e ci porti in mondi che non lo riguardano. Poi il risultato arriva, ma c'è un trucco, quello della presenza, no? Bisogna fare quel saltino lì, non può essere capita, va vissuta, ma quando ci sei, che stai combattendo, stai nuotando, stai correndo, stai facendo qualsiasi tipo di attività e tu sei presente, tu ti accorgi che quella cosa lì è quella che ti ha fatto scegliere quella disciplina sportiva e non era lo stress del risultato. Okay. Grazie a quello magari lo ottieni. Ok, molti nostri ascoltatori sono sportivi, altri coach, no? E quindi ti chiedo, stiamo parlando poi di fatto dello stato di flusso, cioè la presenza garantisce il flusso che poi porta al risultato, no? Esatto, è proprio quello stato di flow a cui insomma un pochino tutti, sportivi e non, perché ci sono adesso tanti studi sul flow, ambiscono, no? È legato alla creatività, all'intuizione in alcune categorie, ma anche nello sportivo, che magari in alcuni casi ha bisogno dell'intuito, dell'istinto, no? Per risolvere una situazione, certo, oppure certo. È proprio legato nell'endurance, al fluire nel tempo, no? Senza bisogno che la testa, insomma, nel momento in cui il corpo magari è affaticato, la lucidità viene un pochino meno, insomma, non intervenga con dei giudizi che poi mettono ancora più, okay, insomma, più peso. Ecco, La domanda che ti faccio è, abbiamo capito, ci hai spiegato quanto è importante stare nel presente, no? E quanto è importante viversi anche l'esperienza della sportiva, che sia un allenamento ma piuttosto una gara, nel qui ed ora. Però poi che succede? Ti porto l'esperienza personale che può essere utile ai nostri ascoltatori, a te, per chiarire alcuni aspetti, no? Che ce lo diciamo, ma farlo non è facile, perché poi tu in acqua, ti faccio il mio esempio, io parto e comincio a nuotare e dopo un po' la testa comincia a pensare, ma quanto ho già fatto, quanto manca, quanto devo stare ancora in acqua,
devo girare, devo tornare indietro, uffa che palle, scusa il termine, no? Quando finisci, oppure la mente parte, ma anche durante la corsa, stessa cosa, sto al 10º chilometro, manca, sto a metà chilometro, le gambe mi fanno male, sto appoggiando male il piede, sento il fiatone, insomma, il mentale ci parte. Allora, che fare concretamente? Allora, lì dove è possibile, molto spesso è possibile, quando ci si accorge che c'è qualcosa che ha cominciato a ronzare, su, 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 che non è il flow però, è la testa che sta prendendo il sopravvento, di rompere un ritmo, di fermarsi un attimo, di fare qualcosa che rompa proprio, ma anche fisicamente, che rompa quel ritmo, quel ronzio. Può essere un gesto, può essere ora a seconda delle condizioni, perché lo sport è talmente tanto vario. Qualcosa che ti ricordi che sei in quella specie di sonnolenza, sei in quella specie di ipnosi, stai sognando, stai andando in un'altra cosa. Di rompere quindi fisicamente, poi ho detto, può essere un movimento, può essere un gesto, può essere semplicemente fermarsi un attimo. Un respiro, contatto con le sensazioni del corpo e poi proseguire. Cioè va rotto quel ritmo affinché poi magari possa invece prendere spazio il ritmo del flow. Nonostante la situazione, nonostante la fatica, nonostante un dolore, nonostante una situazione di difficoltà, insomma, ritornare sempre alla sensazione del corpo. E questo è continuamente utile e lo posso dire sia come istruttore, ma insomma, quando mi sono trovato anche l'anno scorso, a 8 chilometri in mare, c'era di tutto perché aveva piovuto, rami a un certo punto. E c'è stato un momento, ho detto, oddio, ma qui la testa cominciava a prendere il sopravvento. E ok, mi sono fermato, respirato, mi sono guardato intorno, sciolto un attimo, ho detto, ok. Adesso vado pianissimo, adesso vado pianissimo e riprendo contatto con le sensazioni. In 5 minuti avevo già recuperato tutto quello che avevo perso e stavo andando benissimo e sono arrivato tranquillo, me la sono goduta e appunto me la sono anche goduta, insomma, no? Perché se lo sport poi perde il piacere, se il piacere rimane soltanto quello del risultato, allora lì non se ne esce per nessuno, insomma. Alessandro, un'altra domanda sempre relativa allo sport, siamo sul tema sport, quindi ora parlo un po' della corsa, no? Del running, dei runner. E qui ci sono due fazioni. La fazione che dice: io se non mi metto le cuffie alle orecchie, non sento la musica, non riesco a correre, e l'altra fazione, diciamo, gli apocalittici e gli integrati, gli altri che dicono assolutamente no, cioè perché Bravo, bravo. la cuffia è quel distrattivo che non ti permette di stare nel qui ed ora. Ecco, che diresti ai runner, no? Che ancora Bravo. considerano le cuffie e la musica come un sottofondo soprattutto nelle endurance, no? Soprattutto non in gara Sì, perché è sì. proibito, ma durante gli allenamenti. Generalmente allenamenti no. Allora, ascolta, lì ho dovuto cambiare il mio giudizio. Nella vita mi tocca sempre cambiare giudizio su tante cose. Certo, Io corso siamo. senza, ho sempre corso senza possibilmente dove posso cerco di trovare natura quando vado a correre. E per me quella è una forma proprio di rigenerazione. Quindi io proprio per me il discorso della musica neanche non l'ho mai utilizzato in piscina, perché anche in piscina chi fa endurance si mette le cuffiette Bluetooth o così. Per me, a me non va bene, nonostante io ami il ritmo, mi piaccia da moltissimo, però io mentre corro per me è disturbante. Ho visto però ci sono non tantissimi, qualche campionissimo anche di trail running che le usa e quindi ne prendo atto, insomma. Cioè se quel ritmo ti mette in connessione con il corpo, se un ritmo musicale ti mette in connessione con il corpo anziché essere disturbante, va bene, allora ben venga, ecco. L'unica cosa è purché ti faccia rimanere in connessione col corpo, cioè se la musica ti riconnette al corpo, va bene.
Se la musica senti che te la devi mettere perché proprio perché la testa è, allora forse magari è il caso anche di provare fino ad allenare appunto l'attenzione, insomma, per L'attenzione. non scappare magari a delle sensazioni che Ok. inevitabilmente sono anche spiacevoli, come posso dire, o comunque di fatica, ecco. Perfetto, quindi la risposta è se è un distrattivo non va bene perché non è mindfulness, quindi ti porta a non goderti quel momento perché è come se volessi scappare da quel momento, no? Cioè tu la testa va da un'altra parte, il corpo da solo si muove. Se invece, come dici, ti riconnetti al corpo, ti aiuta a riconnetterti al corpo, stare nel qui ed ora, allora può essere utilizzato. Ho questo. Sì, ti dà anche quella spintina in più ora, insomma, senza diventare integralisti. Mi ricordo la maratona di Firenze, a un certo punto era intorno al 30° chilometro, c'erano due o tre bande musicali a distanza di, non so, di una banda, il complesso musicale, cioè a me mi ha dato una gran carica, no? Non è, Certo, sono certo. distraenti per me. E hanno probabilmente rotto in quel momento una specie di nenia mentale che stava subentrando, perché la fatica cominciava a essere alta, e un po' quella musica, appunto, è quella cosa di rompere un'abitudine, no? Di rompere uno Certo, schema, certo. mi ha ridestato un pochino, ecco. Quindi Ok. sì, va sempre, diciamo che il fulcro è il corpo, ecco. Ok. Se più si rimane in contatto con le sensazioni del corpo, poi musica o non musica, ok. Rimanere anche aperti, magari aperti a chi si ascolta la musica, e magari dire: vabbè, ok, fammi provare un pochino ad ascoltare il corpo, vediamo che succede. Per me va bene, per me non va bene. Ok. Ecco, il consiglio che daresti agli sportivi, è necessaria un minimo di preparazione, prima di fare sport? Voglio dire, io se non ho mai fatto, non è che posso partire in acqua o a correre e già entrare in questo stato, no? Di presenza e di accettazione, di ascolto. Quindi che suggerisci a Allora, chi non l'ha mai fatto o vuole intraprendere? nello sport di endurance, diciamo che allora, a meno che non si abbia veramente uno stress forte pre-gara, quindi se uno entra comunque senza, si può incominciare veramente nei primi minuti, ma dipende se la prestazione è di un'ora, due, tre o molte di più, di proprio incominciare a piano, riscaldarsi sia fisicamente ma anche mentalmente, cioè di prendere proprio contatto un po' con le sensazioni, con il respiro, è un po' come un animale che si è appena svegliato e c'ha bisogno di risentire la sua muscolatura, percepire l'aria, sentire un pochino tutto intorno la situazione, com'è, insomma, quindi è molto di risveglio in questo Ok. senso. Se invece c'è comunque un'ansia pre-gara, anche se appunto l'endurance prevede una prestazione lunga, è la cosa più diretta ascoltare la pancia, cioè il respiro nella pancia, mettersi Quindi un lì, respiro addominale, un respiro diaframmatico. esatto, non forzato, non è un esercizio di yoga, non è un esercizio muscolare, ascoltare il respiro della pancia, perché tanto le emozioni, stress, ansia, paura, stanno tutte lì. Ok, quindi se noi ci portiamo in maniera gentile, ma davvero, la nostra attenzione sulla pancia, gli diamo ascolto, gli portiamo attenzione semplicemente, e allora qualcosa a un certo punto di quello stress, quell'ansia, che poi è un'energia, è soltanto un'energia che, come posso dire, è stata un pochino deviata dalla mente, no? Piano piano incomincia ad avere un respiro più ampio. Ok. E ci si può stare, si può andare tranquillamente a fare la Ok, nostra possiamo bella. però aggiungere che è sempre meglio che ci si sia un po' allenati prima, cioè che questi momenti di respiro, di ascolto e respiro, di pausa vengano fatti anche in altri momenti della giornata in modo tale da essere pronti poi quando si esegue la Allora, performance, no? assolutamente, adesso vogliamo tutto in maniera molto veloce, no? Anzi, anche Esattamente. troppo. Ecco, ok, la mindfulness io credo come qualsiasi altra pratica, se vuole essere un pochino appresa davvero, non è una questione di trucchetti, no? Allora respira qua, respira così, tira indietro la dieta, va allenata e come dici te, va allenata non solo un attimo prima, non solo quando c'è la gara, ma va
allenata quotidianamente per un periodo affinché diventi poi una pratica anche spontanea, cioè che non sia solo la tecnica o la strategia, insomma, quello Ok. sì, va bene, però ecco, ci facciamo fino a un certo punto, insomma, quindi come lo sportivo allena Il la sua muscolo. abilità, no? Non è che lo sa benissimo che non si può improvvisare, anzi, forse richiede anche un po' meno sacrificio dello sport, no? Però un pochino di, sì, assolutamente, di pratica, di intenzione, ma che poi, insomma, nel mio caso è anche piacevole, insomma, perché Sì. quando vedi che l'energia nel corpo fluisce meglio, insomma, è piacevole, guarda, non si tratta di Sì, guarda, pratica. io ti dico la verità, io ti dico la verità, mentre in acqua mi trovo abbastanza bene, nel senso che non vivo la dimensione del tempo e vado in flow, no? A correre faccio un po' più fatica, no? A correre mi accorgo che parto e non vedo l'ora di finire, cioè, no? E quindi conto il tempo, i chilometri che mancano all'arrivo dopo essermi posto un obiettivo. Devo dirti che con la mindfulness ho cambiato paradigma, perché io non... Quando vado a fare una sessione di mindfulness, mi programmo, se sono 10 km, per esempio, ogni chilometro una particolare attenzione focalizzata, e quindi mi vola il tempo. Che magari il primo chilometro sto nel corpo, il secondo sto nel respiro, il terzo sto nei pensieri, poi nei suoni. E quindi devo dirti che ho fatto una seduta di mindfulness e contestualmente ho pure corso. Cioè, ma alla fine ho fatto una seduta di mindfulness con me stesso. Esatto. Beh, perché è molto interessante come spostare l'attenzione ci cambi completamente la qualità di quello che facciamo. Eppure stiamo facendo la stessa cosa, magari la facciamo anche nello stesso tempo, ma la qualità di quello che abbiamo fatto è completamente diversa. Quindi darsi dell'attenzione, programmarsi magari un'attenzione come fai te, meraviglioso. Insomma, è assolutamente fruttuoso in quel senso lì. Ok, Alessandro, prima di lasciarci, che il tempo è volato, un'ultima domanda. Passiamo dallo sport alla tua professione. Come ti ha aiutato l'essere istruttore di mindfulness nel tuo rapporto col corpo, dei clienti, dei tuoi, appunto, delle persone che tratti, no? Sì, ok. Mi è stato veramente, per me è stata proprio una chiave di volta, cioè il portare verso i miei clienti non solo, diciamo, le mie capacità manuali, ma la possibilità che loro possano veramente conoscere e sentire il proprio corpo. Con un massaggio, in realtà, è una specie di mindfulness passiva, perché le persone percepiscono il tatto e sentono, mi dicono: oddio, ma io non avevo percepito che il mio corpo era così o colà, o era teso in una parte o più disteso in un'altra. Con la mindfulness impari a conoscerlo da te, cioè impari una conoscenza che secondo me è fondamentale per tutti, ma per uno sportivo ancora di più, per un atleta ancora di più, e non è affatto scontato che un atleta conosca bene il proprio corpo, ancora meno che conosca bene la propria emotività e i riflessi che ha nel corpo e poi anche chiaramente nella prestazione. Benissimo, quindi diciamo dalla conoscenza un po' alla sapienza del proprio corpo, no? La saggezza del proprio corpo. Esatto, sì. Benissimo, allora Alessandro, io ti ringrazio tanto del tuo intervento, spero di ritrovarti di nuovo sulla panchina di Social Volentieri. Badge. Per qualsiasi cosa, Alessandro Nardomarino, i suoi profili social e Facebook è presente, no? Dappertutto, ovunque. Sì, sono abbastanza presente, sì, Abbastanza ultimamente presente, ancora di più. ecco. E quindi ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Digital Badge Grazie a te, grazie a tutti voi. e a voi tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, buona giornata. Una panchina non è mai solo una panchina.